Ciao a tutti, bentornati sul canale di addestramento del cavallo sportivo. Oggi trattiamo un argomento che mi è stato richiesto di recente da uno di voi. Di preciso, la domanda era come fare ad aumentare, diciamo, le andature, quindi a evolvere l'andatura e a rendere le falcate più ampie. Perché io spesso nei video ho parlato nel video di decontrazione, contatto, tutti i vari video che riguardano un pochettino sempre il solito discorso, quindi la scala di addestramento, questo filo conduttore che noi abbiamo, che ci accompagna fin dall'inizio e per sempre, durante tutto quanto il lavoro con il nostro cavallo. Spesso ripeto che la prima cosa, cioè la cosa più fondamentale, è quella di riuscire a generare una voglia del cavallo di andare in avanti, una voglia di portarsi avanti. Se non c'è questa voglia del cavallo di proprio andare, e quindi se ci sono difficoltà da parte del cavallo, per esempio per quanto riguarda la reattività alla gamba o in generale gli aiuti in avanti, quindi anche l'assetto, abbiamo un problema, cioè questa è la prima cosa su cui lavorare. Se non riuscite ad avanzare, non riuscirete a fare nient'altro, non riuscirete a rendere il cavallo dritto, quindi a risolvere eventuali problemi di asimmetria naturale che ci sono praticamente in tutti i cavalli. Nessun cavallo è perfettamente allineato fin dalla nascita. Potete guardare il video sul cavallo diritto. Oppure andare a vedere sul blog qualche post www.addestramentocavallosportivo.it, lì trovate di tutto. Non riuscirete a generare impulso, non riuscirete a creare un corretto contatto mai. Se non c'è la giusta spinta in avanti, non ci sarà mai un contatto corretto. Andare a vedere il video sul contatto anche per questo. Insomma, un sacco di cose, per non parlare poi di riunione, cioè lì proprio non ci arriveremo se non esiste prima la spinta in avanti, perché prima di riuscire a sviluppare appunto impulso, rendere il cavallo dritto e di conseguenza con le varie figure, gli esercizi che esistono in dressage, che non sono fine a se stessi ma hanno tutti un senso addestrativo, quindi allenante, vero e proprio, se non riesco con questi esercizi a lavorare correttamente, quindi no, adesso mi sono persa. Vabbè, comunque per riuscire a creare la forza, diciamo, portante dei posteriori e che quindi fanno sì che il cavallo riesca a trovare il suo equilibrio, ad arrivare sempre più sul posteriore e davanti a diventare sempre più leggero, questa è la riunione in sostanza. Per arrivare a quello devo prima rinforzare il posteriore, perché la forza portante è una, ma può esserci solo se nasce insieme alla forza propulsiva, che invece è la nostra spinta in avanti, il nostro posteriore, che è il nostro motore. Senza motore non succede nulla, perché il cavallo io posso chiuderlo finché voglio, artificialmente, ma non vado a fare altro che smorzare e spegnere l'espressività delle sue andature che avrebbe. Infatti, un cavallo chiuso e basta, non è bello da vedere. Magari hai il collo rotondo, muso bene giù, il cavaliere tutto lì che lavora, ma se guardate bene il movimento, non è nulla di che. Non è bello espressivo, non ha una schiena elastica, non ha un posteriore bello forte dove si vede la muscolatura che si contrae e si rilassa, cioè non dà quella sensazione di cavallo wow, cioè che come quando si muovono in libertà, no? Quindi per riuscire invece a riunire, diciamo poi più come ultima cosa, il cavallo correttamente, quindi mantenendo quell'energia, quella bellezza nel movimento, io devo prima costruire tutti gli step che ci sono appunto all'inizio. Dunque, come fare? Cioè, come iniziare con questa propulsione? Come faccio a rendere il mio cavallo reattivo? Questa è la prima domanda da fare. Se io metto la gamba, se io ci sono col mio assetto, il mio cavallo reagisce, avanza correttamente o devo insistere come una dannata per mandarlo e devo continuare a insistere altrimenti si spegne? Se sono in questa condizione, cioè come smetto di spingere il cavallo si spegne, c'è già un errore di partenza perché il cavallo addestrato bene non dovrebbe avere questo tipo di atteggiamento.
un cavallo correttamente addestrato, al quale è stato insegnato correttamente cosa significano gli aiuti, sa che la gamba, l'assetto, vuol dire avanzare, ma nel momento che il cavaliere smette, diciamo, di spingere, il cavallo procede comunque, perché poi è lui che si muove, non è il compito del cavaliere mandare in avanti il cavallo tutto il tempo, altrimenti diventiamo scemi e non riusciamo a concentrarci sul nostro assetto, sulle nostre figure che dobbiamo fare o gli esercizi che dobbiamo fare. Quindi è compito del cavallo progredire, è compito del cavaliere dare degli impulsi. Impulsi piccoli e sempre meno, all'inizio deve essere chiaramente, cioè, più chiara e poi sempre meno, perché poi si arriva a una comunicazione sempre più fine e più silenzio, più invisibile, diciamo, da fuori. Dunque, se invece non, il caso non è questo, il cavallo non avanza se io arrivo con la mia gamba, cioè se io ci sono o meno non c'è differenza, procede sempre uguale, oppure tolgo la gamba, si spegne. Problema numero uno, bisogna ricominciare da capo, sensibilizzare il cavallo alla gamba. Anche su questo argomento avevo fatto un video, sempre su questo canale, il mio cavallo non va avanti, qualcosa del genere. Sì, uno dei un po' di tempo fa, però dovreste trovarlo e lì parlo proprio di come risensibilizzare il cavallo agli aiuti in avanti. Questo è assolutamente una cosa da fare, quindi anche lavoro da terra, cioè proprio bisogna che il cavallo impari che il comando significa proprio avanzare, non praticamente rimanere uguale a prima e non succede nulla, cioè proprio un comando leggero della gamba deve significare in avanti. Questa è la prima cosa. Poi però abbiamo un altro problema, abbiamo i cavalli scattanti oppure quelli un po' caldi, che come si mette la gamba mi partono oppure tendono ad affrettare l'andatura. Allora lì ho un problema perché non voglio affrettare l'andatura, voglio ampliare la falcata rimanendo sempre allo stesso ritmo. E questa mi pare che fosse la difficoltà della persona che mi ha chiesto questa cosa. Perché provando ad avanzare il cavallo affretta e basta. Quindi come faccio io a, con le mie transizioni, lavorando piano piano a fargli aumentare la falcata senza che però diventi un trotto, un galoppo veloci, cioè veloce, accelerato? Devo procedere con molta calma. In ogni caso, con qualsiasi cavallo, però quando ho cavalli così estremamente sensibili, ancora di più. Quindi lì devo fare quasi il contrario, cioè devo prima non sensibilizzare la gamba, ma desensibilizzarlo un po' la gamba, perché da un lato deve essere rispettata e compresa la gamba, quindi significa in avanti, ma deve anche essere cioè non temuta o comunque non deve significare gamba, scappo via, quello neanche. Quindi, se metto gamba, cavallo scappa, devo prima lavorare su questa cosa. Come faccio? Allora, se tolgo del tutto la gamba ed evito ogni contatto per evitare che il cavallo corra, non risolvo le cose. Devo anzi esserci con la mia gamba, fasciare bene il cavallo, fargliela sentire bene. Anche se questo significa che lui all'inizio è affrettato, veloce, piano piano, con le mie mezze fermate, anche qui esistono dei video, con le mie mezze fermate, quindi poca mano di più, assetto, quindi controllo del mio corpo, controllo il movimento con il mio corpo. È come se io volessi rallentare, rallentare è brutto da dire, però un pochettino tornare indietro, fare meno di quello che verrebbe da fare seguendo il cavallo. Questo significa controllo del corpo, ok? Quindi con il corpo cercate di seguire quanto volete voi e quindi influenzate veramente l'andatura del cavallo, al trotto e anche al galoppo. Parecchio, si può influenzare parecchio in questo modo, proprio muovendovi meno, se dovete fare meno. Perché se voi vi limitate a seguire, allora è facile per il cavallo andare sempre di più anche. Se invece voi avete un controllo, proprio, quindi bisogna anche avere una certa forma fisica, diciamo, e la muscolatura, diciamo, del busto deve esserci, in questo modo è più facile, diciamo, avere una consapevolezza anche del proprio corpo in rapporto al movimento del cavallo. Dunque, inizio a controllare di più il cavallo e a fare queste transizioni, quindi a richiamarlo un pochettino all'interno dell'andatura e cercare a fare meno, però senza tirare, cioè la mano è proprio passiva, si limita a mantenere, diciamo, un contatto, il resto lo fa il busto e lo fanno le gambe, per assurdo, perché le gambe vicine danno sicurezza al cavallo, non il contrario. È chiaro che una gamba che batte e si muove non va bene, perché allora lì vado ad agitarlo.
Ma se io faccio attenzione, tengo ferma bene la mia gamba, giù bene il tallone, cioè nella posizione in cui devo fasciare il cavallo, e la tengo vicina e accompagno anche il cavallo un po' con la gamba, anche nelle transizioni a scendere, diciamo, cioè quando chiudo un pochettino l'andatura, devo comunque esserci per portare con me anche il posteriore per non lasciarlo fuori. Quindi perché il cavallo non caschi sulla spalla quando rientro, metto gamba per tenere bene sotto il posteriore anche quando rientro. Poi, come sento che il cavallo reagisce un pochettino, può essere poco all'inizio, anzi sarà poco all'inizio, avanzo di nuovo lasciando di nuovo un po' più di movimento libero al cavallo con il mio busto, col mio corpo, col mio bacino. La gamba sempre vicino perché adesso spingo in avanti. Dopo qualche falcata, quando sento che il cavallo prende un po' di più, però tanto quanto devo sentire il giusto. Come sento che il cavallo accelera a fretta, tornano le mie mezze fermate. Quindi chiedo, lascio, busto che controlla, chiedo, lascio, busto che controlla, fino a quando serve, fino a quando ho di nuovo la calma. E rientro ancora un po' di più di quello che mi darebbe il cavallo, provo ancora un po' di più e poi di nuovo avanzo. E con questo continuo gioco chiudo, avanzo, ma poco, cioè poco alla volta. All'inizio, cane impazzito, all'inizio lo sentirete pochissimo, non sarà subito un trotto medio, subito un galoppo medio. Bisogna che si pensi veramente in piccoli passaggi, cioè un minimo, se anche solo non a fretta, ma torna diciamo a un galoppo di lavoro, a un trotto di lavoro, bello energico, mi va già bene all'inizio e poi rientro di nuovo e poi apro ancora. E dopo 2, 3, 4, 5 volte che faccio questa cosa già noto una differenza. Tra l'altro in questo modo il cavallo non mi tira contro la mano, cioè non diventa pesante davanti, rimane bello leggero davanti. Rimane bella energica l'andatura sia quando avanzo che quando rientro, il posteriore rimane comunque attivo. Ad un tratto il cavallo si è abituato alla presenza della mia gamba. Perché? Perché ho iniziato io a diventare come si dice, il protagonista della cosa e non il cavallo. Cioè non sono più seduta sopra in balia di quello che fa lui, ma sono io che ho deciso adesso di avanzare e di chiudere e poi di avanzare ancora, ma sono io che te lo chiedo e non tu cavallo che acceleri. E io che ho paura di mettere la gamba. La metto, te la faccio sentire, all'inizio magari fai confusione, ma con il tempo ti abitui e diventa piacevole, diventa una sicurezza la gamba. Quindi il controllo assolutamente non arriva dalle mani che tirano, ma da tutto il resto. E in questo modo, procedendo piano piano, accontentandosi veramente di niente all'inizio, posso lavorare in apertura. All'inizio, come ho detto, non sarà una vera e propria apertura, ma ci arriverò con calma. Fatelo sia al trotto che al galoppo, cioè lavorate bene in avanti all'inizio. Non pensate sempre a chiudere e non abbiate paura a lavorare in questo senso, anche se avete cavalli un po' andanti o che tendono ad affrettare. Per oggi è tutto. Ciao ciao!